Ma ragazzi, vi ricordate i due rufica dannati sotto l'agata in purezza? Guardate un po'. Uno a codione giallo e uno a codione rosso. Cosa strana che, nonostante la coppa sia agata per agata, loro non sono agata. Quindi, evidentemente, saranno uova di altre coppie che loro hanno deciso di covare. E quindi sono nati due ancestrali, uno a codione rosso e uno a codione giallo. Vabbè, questo è l'aggiornamento, che la purezza si può involire ovviamente, però molto più facile involire, ma non è detto che in gabbie da cova non sia possibile. Guardate il gozzo. Vabbè, da allevamento amatoriale è quasi tutto. Ah, vi volevo mostrare anche un nido di Sant'Elena, che sono partite con, guardate, sono partite con 6 uova. Se riesco vi faccio, vi mostro qualcosa. Guardate un attimo, guardate amici, le 6 uova di Sant'Elena. Speriamo vada tutto bene. L'anno scorso mi sono divertito con loro. C'è qualche nido preparato, ma non, niente di più. Là c'è un nido, qua ce n'è un altro, sono vuoti. Qua ce n'è un altro preparato, qua anche. Ragazzi, questa è un po' della mia voliera. Un abbraccio forte. Ecco, si sono fiondati sulle perle. Guardate, sono ghiotti di perle anche loro. A presto, amici. Se il video vi è piaciuto, guardate un piccolo moscato. Vabbè, e scappano. Solo diamante moscato. Bellissimo buttato. Vabbè, se il video vi è piaciuto mettete mi piace, iscrivetevi al canale. Buon proseguimento, amici. Alla prossima.